Buongiorno a tutti, io sono Mara Bisio e sono Technical and Sales Specialist in ActiveBox. E io sono Daniela Ronchetti, Chief Innovation Officer in ActiveBox. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, quest'oggi abbiamo deciso di parlarvi di un argomento su cui sicuramente tutti siete molto sensibilizzati, un po' per un discorso anche personale, ma sicuramente perché anche a livello marketing sta avendo, diciamo, un piglio molto forte, ossia sostenibilità. Sostenibilità della quale daremo una definizione, andremo ad analizzare un po' macro e micro categorie e poi andremo a proporvi gli ingredienti di ActiveBox, o meglio dei nostri suppliers, che possono rispondere a questo bisogno e a questo nuovo trend che sta diventando sempre più forte. Che cosa intendiamo quindi per sostenibilità? Andiamo quindi ad analizzare più a livello di macro categorie che cosa si intende per sostenibilità. Il concetto di sostenibilità era già stato introdotto nella prima conferenza ONU nel 1972. Tuttavia, solo nel 1987 è stata data una definizione più precisa per quanto riguarda appunto il concetto di sostenibilità, fino ad arrivare nel 1992, nel quale si sono date delle chiare guideline. Quindi comunque delle linee guida per parlare di sostenibilità e sviluppo ambientale. La sostenibilità quindi deriva da uno studio dei sistemi ecologici e delle loro caratteristiche, come ad esempio la capacità di carico, l'autoregolazione, la resilienza e la resistenza, che tutte insieme vanno comunque ad influenzare la stabilità del nostro ecosistema. E l'ultima frase che trovate in questa slide, quindi un ecosistema in equilibrio, bilanciato e implicitamente sostenibile, è un po' la frase chiave, la frase cardine di tutto ciò che riguarda la sostenibilità. Quindi equilibrio solitamente è implicitamente sostenibile. Come però si è sviluppato il concetto di sostenibilità negli ultimi anni? Allora, sicuramente il concetto di sostenibilità è cambiato molto rispetto alla prima versione che era stata data, subendo una profonda evoluzione, perché inizialmente la sostenibilità era più incentrata su una tipologia di sostenibilità implicitamente solo ambientale, quindi che riguardasse solo tutto ciò che ci circonda a livello di ambiente, a livello di natura. Successivamente però ha acquistato un significato globale molto più ampio che tiene però in considerazione non solo l'ambiente, quindi la natura, ma anche tutto ciò che è sociale ed economico. Quindi questi tre principi cardine, sostenibilità ambientale, economica e sociale, messe tutte insieme in maniera sinergica, hanno combinato e sono arrivate a definire tutto ciò che è sostenibilità a livello di progresso e di benessere. Solitamente, infatti, specialmente in passato, per progresso e benessere si intendeva solamente un progresso e benessere a livello economico, quindi legato direttamente a tutto ciò che era prodotto interno lordo. Ultimamente, invece, si è ampliato il concetto di sostenibilità, andando appunto ad associare a ciò che è economico e a ciò che è natura anche tutto ciò che è sociale. Quindi qual è il concetto e qual è il fine ultimo della sostenibilità? È quella di lasciare alle generazioni future un mondo sicuramente non inferiore, ma addirittura migliore rispetto a quello che noi tuttora stiamo vivendo, a livello appunto di ambiente, economia e socialità. Andando invece ad analizzare per quanto riguarda il nostro mercato, che cosa si intende per sostenibilità a livello del mondo cosmetico, si può sicuramente andare ad analizzare questi due punti principali, che ultimamente, quindi specialmente negli ultimi anni, tutto ciò, quindi tutti i clienti, quindi sia i consumatori che diciamo, gli addetti stessi del settore, sono diventati sempre più interessati e si sono avvicinati sempre di più a un concetto di sostenibilità che è diventato sicuramente un forte trend, ha avuto un grande impatto a livello di trend marketing. Lo sviluppo quindi di brand cosmetici che siano sostenibili, packaging, ingredienti stessi, che come insomma vi parleremo noi oggi, è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni. Specialmente perché questa filosofia è sempre stata più approcciata dal punto di vista dei consumatori, che sono stati sempre più coinvolti ad informarsi, anche grazie alle nuove tecnologie, e a essere interessati a voler essere dei partecipatori molto attivi per quanto riguarda il discorso della sostenibilità.
Quindi perché è importante comprare un cosmetico sostenibile e naturale? Sicuramente per una responsabilità ambientale, quindi per andare a essere il meno impattanti possibile su tutto ciò che è ambientalmente importante. Per una responsabilità sociale, perché spesso, come vi mostreremo successivamente, tanti ingredienti e tanti processi hanno dietro di sé una filiera, quindi vengono coinvolte delle popolazioni che sono sfortunatamente appunto molto più povere rispetto alla nostra e che vengono coinvolte attivamente per andare anche a insegnare, per andare non solo a dare direttamente un ricavo monetario, ma per andare appunto a insegnare un mestiere, per un aumento di efficacia. Perché sappiamo che su prodotti che sono diciamo, anche a livello sostenibile più studiati e più diciamo, appunto, studiati a livello anche di efficacia, il cosmetico poi avrà un impatto migliore. E poi per una salute a lungo termine, ovviamente questo perché sappiamo che riuscire a essere sostenibili, soprattutto a livello ambientale in questo caso, ci lascerà un mondo più salutare e sicuramente ci sarà quindi un impatto migliore dal punto di vista della nostra salute. Quindi, perché produrre cosmetici verdi, cosmetica green? Per migliorare la qualità del nostro prodotto, per andare a migliorare e a rendere più anche importante il brand, quindi la reputazione dei nostri brand, e per andare anche ad incrementare una responsabilità della corporate, quindi delle nostre, diciamo, delle nostre aziende. Ingredients on the spot. Quali sono gli esempi più comuni di ingredienti che sono sostenibili? Sicuramente gli oli naturali. Piante che vengono da agricoltura, specialmente se le colture, diciamo, le colture alle spalle sono sostenibili da un punto di vista di processo anche, che può trattarsi di come viene fatta l'irrigazione, piuttosto che delle persone che vengono poi coinvolte nell'agricoltura stessa, nella coltivazione stessa, e anche l'utilizzo di bacteria and yeast. Bene, ora entriamo, grazie Mara per questa introduzione, entriamo adesso nel merito dei principi attivi, quindi di quelle che sono le nostre proposte nell'ambito della sostenibilità. Certamente molti di voi conosceranno EFILA e la conosceranno anche per questo suo ruolo estremamente sostenibile. Recura la prossima, EFILA è un'azienda che è, a livello di filosofia legata a quella che è la biomimeticità degli attivi, quindi vuol dire che ci ispiriamo a quella che è la natura, quelli che sono i meccanismi endogeni, per poi andare a migliorare determinati parametri, quindi determinati endpoint. Vai pure alla prossima, dove vediamo quelli che sono i pilastri dell'innovazione di EFILA. Come abbiamo detto, l'azienda è estremamente attenta all'ethical sourcing. Parliamo quindi di una sorta di collaborazione molto attenta con quelli che sono i produttori locali. Questo permette, come diceva Mara prima, non solo di sostenere le popolazioni in termini economici, grazie al business che EFILA genera, ma aiutiamo anche le popolazioni dal punto di vista sociale, quindi non solo economico, ma anche sociale. Poi vedremo meglio di cosa si tratta. In termini di attivi, stiamo parlando di attivi che sono legati alla biomimeticità, legati, come abbiamo detto, alla sostenibilità, e che sono in un certo qual modo, non tutti, alcuni di questi sì, Mara ve ne parlerà di uno, io vi parlerò di un altro, sono legati anche a un sistema di delivery. Sostanzialmente EFILA ha come all'interno delle sue tecnologie una tecnologia particolare che è quella dei solidi lamellari a base di bentonite che permettono il delivery dell'attivo, l'attività sul lungo termine, la protezione dell'attivo dall'ambiente circostante. L'ultimo pilastro che vedete indicato è quello della formulazione. Infatti questi solidi lamellari di cui vi dicevo sono appunto delle bentoniti naturali che vengono utilizzate anche per stabilizzare la formulazione, quindi parliamo di veri e propri emulsionanti. Vai pure alla prossima. Ecco, qui vedete la parte più legata alla sostenibilità di EFILA. In sostanza, EFILA ha sempre avuto
quello che viene definito approccio integrato. Nel 2020 però decide di formalizzare il suo impegno in termini di corporate social responsibility, questo CSR, e decide quindi di unirsi, di far parte della United Nations Global Compact Project. In sostanza questo è uno dei progetti, una delle iniziative di sostenibilità più ampia al mondo per le aziende, e permette di avere una come dire, formalizzazione di quelle che sono le attività appunto di responsabilità sociale delle varie aziende che fanno parte di questa associazione. Chiaramente questa azienda ha degli obiettivi, nel particolare ha 17 obiettivi di sostenibilità, vengono definiti SDG, e sono certamente legati a diversi parametri, sono legati all'aspetto sociale, quindi cerchiamo di ridurre quella che è la povertà piuttosto che le differenze sociali, migliorare l'aspetto economico, e poi abbiamo tutta una serie di parametri che invece sono legati al clima, quindi a quello che è il cambio climatico che stiamo vivendo dovuto alle problematiche ambientali che ben conosciamo. Nell'arco della sua vita, negli scorsi 10 anni, EFIL ha contribuito anche in maniera indipendente da questa associazione a seguire questi parametri, a seguire questi obiettivi. Infatti nell'arco degli scorsi 10 anni 14 di questi obiettivi sono stati raggiunti sui 17 che appunto abbiamo nel Global Commitment di United Nations Global Compact Project. Andiamo pure alla prossima. Ecco, qui abbiamo alcuni numeri, alcune informazioni su EFILA. In termini generali, per quanto riguarda le persone che lavorano all'interno dell'azienda, abbiamo un 70% di donne, 30% di uomini, con un'età media di 33,8 anni. E certamente è molto importante per EFILA formalizzare, come abbiamo detto, l'approccio di corporate social responsibility, controllare il carbon footprint, quindi tutto ciò che riguarda l'aspetto ambientale, l'impatto ambientale, e poi rinforzare quelle che sono le politiche sociali e la solidarietà all'interno dell'azienda e all'interno dei partner ovviamente che lavorano con l'azienda. Ora studiamo un caso particolare che è quello del Desert Date, poi Mara vi parlerà di un altro prodotto di EFILA. Parleremo di questo prodotto che arriva dal Sahel, e pure alla prossima. Qui abbiamo una descrizione di quelle che sono le attività di EFILA e di EFILA Concept. Ora vi dico anche che cos'è EFILA Concept. EFILA, come abbiamo visto, ha un approccio di sostenibilità su tutta la filiera, su tutta la catena, e presta una particolare attenzione a quelle che sono le attività sul lungo termine, il che significa che ha dovuto costruire una sorta di interazione con le popolazioni locali, in modo da avere un sourcing che fosse stabile nel tempo e che portasse benefici sul lungo termine. Chiaramente le materie prime di EFILA sono sempre selezionate con una serie di specifiche piuttosto restrittive, in modo da avere delle materie prime di alta qualità e valorizzate dal punto di vista poi dell'applicazione cosmetica, e chiaramente con un impatto socio-economico ottimizzato. Insomma, questo è certamente uno dei punti principali su cui EFILA ha sempre lavorato. EFILA Concert invece è una sorta di associazione, sempre fa parte di EFILA, perché Vincent Bourgoteau, che è un etnobotanico che è in realtà il CEO di EFILA, ha fondato nel 1999 EFILA Concert, che è appunto questa associazione che opera nel cuore del Sahel per la valorizzazione di quelle che sono le sostanze intertropicali. Stiamo parlando della zona del Burkina Faso. In questa area, nell'ultima decada, in questa area, EFILA e EFILA Concept collaborano a favore delle popolazioni. Ecco, qui abbiamo una breve immagine in cui vediamo quelli che sono gli step fondamentali di EFILA, che sono relative all'approccio etico, chiaramente. A livello ambientale dobbiamo proteggere l'ecosistema. A livello di ricerca e sviluppo dobbiamo essere in grado di valorizzare determinati attivi, determinati ingredienti. E per quanto riguarda l'ultima parte,
del benefit sharing, in sostanza. Abbiamo imparato a conoscere questa parola per aiutare quelle che sono alcune biodiversità all'interno del nostro pianeta, quindi parliamo del Brasile, parliamo dell'India, parliamo dell'Africa, dove ci sono delle piante o dove ci sono delle specie vegetali che devono essere preservate, generalmente si applica il benefit sharing. In questo caso EPILA fa in modo che i benefici non rimangano solo ed esclusivamente dedicati ad EPILA, quindi l'azienda che poi commercializza questi prodotti sul mercato, ma soprattutto per le popolazioni del luogo. Qui abbiamo alcuni numeri che sono importanti per la nostra EPILA. Abbiamo delle aree che sono EcoCert certificate, 14.000 ettari nel particolare. 1.500 tonnellate all'anno di frutti vengono raccolti, nuove piante vengono ripiantate. Questo è un'altra cosa estremamente importante. Esiste una baby nursery per quanto riguarda le piante, 10.000 all'anno. Abbiamo un volume di olio processato in situ di 50 tonnellate all'anno e le persone che sono coinvolte in questa estrazione sono circa 1.200. Con aiuto da parte di EFILA di alcune borse di studio per i più meritevoli e nell'arco del tempo 120. Ora vediamo un pochino meglio di cosa stiamo parlando, anche perché vi faccio vedere delle immagini del luogo, della popolazione, di come le persone siano in interazione con EFILA per questo tipo di progetto. E vedete che ci sono appunto dei 14.000 ettari ecocertificati, questi sono utilizzati in maniera esclusiva e grazie all'interazione di EFILA con quelle che sono le autorità tradizionali, questo è un altro punto fondamentale per cui il processo di interazione con queste popolazioni, di aiuto di queste popolazioni, non è stato un processo immediato, ma che è durato diversi anni per poter essere attivo e per poter essere reliable nel tempo. Abbiamo 50 ettari di foresta resa disponibile dalle autorità tradizionali, grazie anche ai programmi di beneficenza di EFILA. E 70 ettari di terra, sempre grazie alla charity di EFILA. Quelli che vedete lì, i macchinari industriali che vedete per l'estrazione primaria dell'olio a freddo, questi sono utilizzati in joint venture. E poi, come abbiamo detto prima, abbiamo la tree nursery, quindi per la ripiantumazione di nuove piante. Parliamo ora nel dettaglio del Desert Date Tree e delle sue caratteristiche. Certamente è una delle ricchezze principali del Burkina Faso. Come sapete, il Burkina Faso è una delle aree dell'Africa più povere in assoluto, motivo per cui EFILA crede molto nella possibilità di migliorare le condizioni della vita delle persone che vivono in Burkina Faso e nella valorizzazione di quelle che sono le loro risorse. Tra queste risorse troviamo certamente il Desert Date Tree. Questa è una pianta estremamente resistente, come potrete immaginare, viene trovata in ambienti estremamente secchi, nel particolare piuttosto comune nella periferia del Sahara, e viene classificato per questo suo motivo di resistenza come estremofilo. Questa pianta rimane verde tutto l'anno ed è fonte, per la popolazione locale sia di, metodo curativo, sia di food supplement, sia di prodotto cosmetico. Per quanto riguarda la sua capacità di resistere, in sostanza è dovuta al fatto che crea una sorta di green shield e è anche in grado di andare molto in profondità con le radici, questo per poter ovviamente insomma, assumere più acqua possibile, ecco, più umidità, più acqua possibile. Dove ci sono le piante di Desert Date, inoltre si creano delle sorte di piccole oasi, perché in queste aree riescono poi a crescere delle altre piante, quindi grazie alla protezione che il Desert Date Tree dà alle altre piante, possiamo implementare quelle che sono le aree verdi all'interno dell'area subsahariana. Ecco, queste sono alcune caratteristiche importanti. Dal punto di vista nutrizionale viene definito come rinvigorente, quindi utilizzato come food. Le piante hanno delle foglie che sono edibili, si possono mangiare chiaramente anche i frutti, che sono particolarmente dolci, quindi piacciono molto ai bambini.
Viene utilizzato come food supplement, abbiamo detto, e viene anche utilizzato il suo olio che viene pressato a freddo. Quest'ultimo può essere usato come food, come sistema curativo a livello tradizionale, naturalmente, poi vi dico meglio le proprietà, e come applicazione cosmetica. Parliamo del nostro prodotto cosmetico, il cui nome commerciale è Organic Desert Date Oil. Andiamo pure alla prossima. Ecco, qui abbiamo una identity card, quindi vediamo un attimino di cosa si tratta. Il nome ince è Balanites Rosburi Seed Oil, e vediamo che arriva dall'area appunto del Burkina Faso, in Africa. Il colore della materia prima è lievemente giallo, ma ha un colore molto debole, quindi non particolarmente importante sulla formulazione finale. Chiaramente in forma liquida. Odore caratteristico, ma anche in questo caso non è particolarmente persistente o pungente, quindi è un prodotto assolutamente facile da usare dal punto di vista cosmetico ed è Cosmos Organic. In quest'altra slide vi faccio vedere le proprietà del nostro olio di dattero del deserto. È stato ampiamente studiato, specialmente nel periodo dal 2000 al 2010. Questo olio è stato diciamo così, fonte di ispirazione per una serie di articoli e di letteratura scientifica. L'olio di dattero del deserto contiene un'alta percentuale di essential fatty acids con degli insaponificabili che danno un'attività antiossidante, rigenerante e riparativa, sia a livello di skin care sia a livello di hair care, quindi può essere utilizzato in entrambe le applicazioni. È inoltre un ottimo idratante, un ottimo emolliente, particolarmente indicato per pelle o capelli secchi. E l'altro vantaggio del Desert Date Oil, oltre ad non essere particolarmente odoroso, è anche un olio che ha un tocco molto secco, quindi molto facile da far assorbire. E a differenza di altri oli vegetali che magari possono essere difficili da inserire all'interno della formulazione per le loro caratteristiche chimico-fisiche, vedrete che l'olio di dattero del deserto, per chi di voi lo ha già provato, è effettivamente un'ottima alternativa. È inoltre molto ricco in saponine e questo gli dà una capacità fungicida e antinfiammatoria, come vedete indicato nell'ultimo punto. Questo è importante ed è stato identificato grazie all'uso tradizionale che se ne fa di questo olio. Infatti viene utilizzato spesso e volentieri dalle popolazioni locali come curativo, quindi viene ingerito come curativo e ha questo tipo di attività oppure applicato a livello topico. Chiaramente il prodotto è sicuro, quindi non è assolutamente tossico e fila a tutti i test a supporto. Ecco, qui vediamo la descrizione in termini tecnici del nostro Desert Date Oil. Abbiamo un valore di perossidi minore di 15, 1000 equivalenti di ossigeno su chilo. Per il numero di saponificazione siamo a 171-175. Vedete che per la dose suggerita partiamo dallo 0,5, possiamo arrivare anche al 100%, questo indice della sicurezza del prodotto e anche della facilità poi di utilizzo a livello cosmetico. Shelf life 18 mesi, non contiene nessun tipo di conservante, neanche di antiossidante. Per quanto riguarda la parte di composizione degli acidi grassi, vedete gli omega 9 allo 0,1% e gli omega 3 allo 0,1%, acido linoleico 45, oleico 29, palmitico 12,8 e l'insaponificabile è 0,4%. Il tutto ottenuto grazie a questa spremitura a freddo che viene effettuata appunto da EFILA grazie all'aiuto delle popolazioni locali. Nel particolare l'estrazione è fatta da donne, da un gruppo di donne in Burkina Faso che quindi hanno la possibilità insomma di svolgere un lavoro che poi insegna loro come utilizzare in maniera a 360 gradi, intendo dire non solo per EFILA, le loro competenze. Ecco. Grazie Adesso vi lascio Dani. a Mara. Prego.
Sì, infatti se Daniela vi ha parlato del CEO di Efila, che è un etnobotanista molto famoso, dall'altro lato, quindi dalla sinergia che c'è stata da questa persona che è un etnobotanista e dal nostro referente in Efila, il dottor Forliani, che è un chimico dei materiali, è nata poi la possibilità e diciamo, la tecnologia di poter creare dei principi attivi che fossero incapsulati in bentonite. Infatti questo è quello di cui vi parlerò io adesso. In particolar modo vi parlerò di questo ingrediente, Sensitim, che è solo uno degli ingredienti che si trovano nel range di quelli incapsulati in bentonite, quindi stiamo parlando di polveri. In questo caso viene definito come una strategia globale contro la pelle acneica. Ci è stato poi suggerito da Fabrizio che può essere utilizzato in realtà per la propria attività anche nei confronti di altre problematiche, come ad esempio borse occhiaie, ma ora capirete un po' meglio andando a parlare del prodotto di che cosa intendo. Qui c'è ovviamente una breve descrizione del target per il quale è stato creato il Sensitim, quindi sappiamo che la nostra pelle può essere più o meno reattiva a tutti i fenomeni endogeni e quindi allo stress endogeno. In base a quello è in grado di riuscire a limitare i danni a livello di stress ossidativo oppure no. Sicuramente dietro l'acne, quindi dietro persone che hanno problematiche di acne, c'è anche un problema molto importante a livello di stress ossidativo. Infatti, in realtà, uno dei target e dei focus di Efila qual è? È quello di andare ad agire proprio sullo stress ossidativo delle nostre cellule, perché il loro concetto è: se io non porto in salute la mia cellula, come può la mia cellula poter lavorare nel modo migliore per sintetizzare collagene piuttosto che elastina, piuttosto che comunque andare a sopperire ad un meccanismo poi che può essere causato da una patologia oppure un meccanismo naturale come quello della comparsa delle rughe. Quindi il loro, diciamo, target, il loro focus è quello di portare in salute le nostre cellule, andando in particolar modo, e quindi questo lo troverete poi in tutti i test che sono stati effettuati sui prodotti di Efila, andare ad agire sull'ossidazione, quindi sullo stress ossidativo. Ovviamente c'è poi una descrizione di che cosa succede quando si hanno problematiche, soprattutto di acne grave, quindi rossore è direttamente delle pustole, piuttosto che anche dei sanguinamenti possono essere poi delle espressioni di questo stress. Che cos'è il Sensitim? Anche in questo caso si parla di sinergia. Il Sensitim è un ingrediente che è formato da una parte molto attiva, quindi più attiva rispetto alla seconda. In questo caso si parla di African Wild Grape, che come nome botanico fa l'Alnea microcarpa, che è una pianta, anche questa, che deriva dal Burkina Faso ed è ricca in antocianine. La bentonite, che è un po' poi il filo conduttore di tutti gli ingredienti di Efila che esulano dalla parte di oli e burri, che cosa fa? È in grado di riuscire a incapsulare, questo perché la bentonite è creata da tanti layer, ma vi mostrerò nelle slide successive una rappresentazione grafica di come è fatta la nostra bentonite. Quindi la tecnologia di Efila è in grado di intercalare il nostro attivo tra queste differenti lamelle di bentonite, in modo tale che venga poi un principio attivo che sia facile da formulare, preservative free e in polvere. Le motivazioni per cui è stata scelta la bentonite sono molteplici. Sicuramente perché la natura inorganica permette alla bentonite di andare a proteggere le nostre molecole di attivo che si trovano all'interno. In questo caso si parla di radiazioni UV, ma anche da degradazione termica. Inoltre, proprio grazie alla struttura della bentonite, si è in grado di poter creare una second skin, quindi una seconda pelle, al di sopra della nostra, che ha la capacità di regolare l'omeostasi cutanea, ma anche di rilasciare il nostro attivo in maniera lenta e prolungata, quasi un po' come se fosse, diciamo, un principio attivo farmaceutico. In ogni caso, poi, ovviamente, la bentonite, essendo un'argilla, ha anche tantissime altre proprietà, come ad esempio quella di essere in grado di assorbire l'oleosità cutanea, può essere utilizzata in formulazione anche perché è in grado di dare una viscosità maggiore alle nostre formule e quindi vengono anche ovviamente sfruttate poi le caratteristiche della bentonite in quanto minerale e in quanto argilla. Questa è la slide di cui vi stavo parlando precedentemente. Infatti, andiamo ad analizzare sia la protezione che la stabilità del nostro ingrediente attivo, quindi andiamo ad analizzare come
il nostro attivo, in questo caso il nostro African Wild Grape, è inserito tra questi foglietti di bentonite. Quindi se si va ad analizzare solo la struttura dell'attivo, noi vedremo che i nostri ingredienti sono integrati all'interno dei foglietti di bentonite come se fossero una forma idratata, quindi in polvere, quindi senza conservanti. Ma andiamo ad analizzare anche come il nostro attivo si trova all'interno della formula, quindi all'interno ad esempio di un'emulsione. In questo caso, in ambiente acquoso, la nostra bentonite crea una struttura 3D che viene definita nido d'ape, che è in grado quindi di proteggere il nostro attivo, che è quello di cui vi stavo parlando. Questo perché spesso non viene considerato il fatto che anche gli ingredienti in formula tra di loro possono reagire e inattivare i nostri principi attivi. Quindi il fatto che sia presente una bentonite va sicuramente come benefit per il nostro principio attivo, proprio perché è in grado di proteggerlo sia da uno stress esterno, ma anche da problemi interni che possono esserci nella formulazione. Invece, se andiamo a vedere che come funziona la nostra bentonite a livello della nostra pelle, è proprio quello di cui vi stavo parlando. Quindi tutti questi foglietti gialli che voi vedete, la parte rosa ovviamente è substrato, quindi la nostra pelle. Tutti questi foglietti gialli sono le differenti lamelle di bentonite che creano quindi una second skin. A questo punto, nel momento in cui il mio principio attivo deve essere rilasciato, si troverà a dover attraversare queste lamelle attraverso una via tortuosa che viene definita tortuous path, in modo tale che venga poi rilasciato alla nostra pelle in maniera lenta e controllata. Sempre questa tortuous path, quindi queste lamelle di bentonite, cosa sono in grado di fare? Sono in grado di far sì che nel momento in cui la nostra pelle rilascia acqua, quindi la normale perdita di acqua che si può misurare con una transepidermal water loss, fa sì appunto che l'acqua rimanga intrappolata in questa parte di second skin. Questo significa che nel momento in cui la nostra pelle avrà di nuovo bisogno di acqua, non sarà necessario dover applicare dei prodotti, ma verrà semplicemente riassorbita da questa seconda pelle che si è venuta a creare. Quindi, quali sono un po' i cardini del SensiTeam? Protezione e rilascio del nostro principio attivo in questo caso. Quali sono anche, diciamo, i meccanismi d'azione del SensiTeam? Sicuramente va a limitare lo stress della nostra pelle. Infatti è in grado di andare a proteggere la nostra pelle dalla lipoperossidazione in modo tale da proteggere le membrane cellulari. Quindi a livello preventivo agisce in questo modo. A livello di trattamento è in grado di rimuovere, o meglio di andare a limitare, a minimizzare i disordini della nostra pelle, andando ad aumentare il processo di cicatrizzazione, quindi a migliorare in realtà il processo di cicatrizzazione che è causato dai problemi, dalla problematica dell'acne. Questo come avviene? Avviene grazie alla stimolazione della produzione delle endoteline, che sono sicuramente uno dei vasocostrittori più famosi. Andando ad aumentare la presenza di queste endoteline, che cosa permettiamo? Permettiamo a differenti agenti che possono causare delle infezioni cutanee di essere immediatamente e molto velocemente confinate nel nostro circolo linfatico, in modo tale da essere eliminate e quindi rimosse. In ogni caso, la secrezione delle endoteline stimola anche poi una crescita cellulare e una riduzione a livello delle cicatrici che sono causate poi dall'acne. Il discorso delle endoteline e dei vasocostrittori è anche lo stesso motivo per cui il dottor Fordiani e comunque Efila propone questo prodotto anche per occhiaie, quindi proprio per il discorso del dark circle, ma anche delle borse. Andando nel dettaglio a vedere come funziona a livello preventivo, si è andato ad analizzare una monolayer di fibroblasti umani che sono stati incubati a 37 gradi per 48 ore con un'atmosfera di umidità controllata e una CO2 quindi al 5%, quindi anidride carbonica al 5%, insieme al nostro attivo e senza il nostro attivo a differenti concentrazioni per andare a vedere appunto lo stress ossidativo della nostra cellula. T-bar sappiamo essere degli marker appunto di stress ossidativo. Al termine della nostra incubazione, dopo aver simulato con raggio UVB e essere andati a verificare la presenza dei nostri T-bar, possiamo vedere come a due differenti concentrazioni c'è un'inibizione di T-bar molto maggiore, quindi si parte da un meno 186 utilizzando allo 0,01 fino ad arrivare a un meno 321 utilizzando allo 0,01. Quindi questo significa che il nostro stress ossidativo è andato decisamente a limitarsi.
azione invece dal punto di vista del trattamento, quindi non preventiva, quindi non per preparare la cellula a funzionare nel migliore dei modi, ma qui è direttamente ciò che funziona, quindi ciò che avviene all'interno della cellula, ossia la sintesi delle endoteline, quindi stiamo parlando di neosintesi delle endoteline. Anche in questo caso è stato valutato un monolayer a 37 gradi per 24 ore, ovviamente in condizioni controllate, 5% di CO2, ed è stata verificata come la stimolazione delle nostre endoteline, quindi della sintesi delle endoteline, è andata ad aumentare a seconda delle differenti concentrazioni. Quindi il nostro vasocostrittore è stato, la sintesi del nostro vasocostrittore è aumentata. In questo caso possiamo definire che allo 0,01 è nettamente maggiore, e questo è poi il metodo di azione diretto con il quale agisce il SensiTeam. È stato effettuato anche un test in vivo su 24 volontari sani con un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, il periodo di studio è stato di 7 giorni, dovevano esserci ovviamente dei criteri per essere inclusi all'interno del test, quindi o una pelle molto oleosa o una pelle mista, però comunque tendente al grasso, dei segni visibili dell'acne, e anche almeno due lesioni infiammatorie su metà viso, quindi per lesioni infiammatorie si intende proprio poi la manifestazione dell'acne, quindi il brufolo. Al termine del giorno 7 è stato poi effettuato un test con una fotografia digitale in alta risoluzione per andare a verificare le condizioni del viso usando luce polarizzata, ma anche poi un self-assessment per verificare come i nostri volontari percepivano la nostra pelle. In questo caso si va a vedere proprio, a differenza tra il giorno 0 e il giorno 7, come è andata a migliorare in questo caso la cute. Per il primo volontario diciamo che i segni più visibili sono sicuramente quelli sulla fronte che sono andati a migliorare, ma anche quelli sulle guance. Per il volontario 2 si vede anche una luminosità dell'incarnato maggiore, perché si partiva comunque già una situazione di acne molto lieve. Per il volontario 3 invece vediamo un miglioramento dal punto di vista delle guance, e volontario 4 vediamo direttamente i due pimple, anzi tre pimple che erano presenti al giorno 0 che sono venuti a mancare al giorno 7. Il self-assessment quindi è stato chiesto ai nostri volontari sia una soddisfazione dal punto di vista della pelle, e poi sono state valutate anche la riduzione delle nostre differenti imperfezioni. Quindi come potete vedere c'è stato sicuramente un miglioramento, e è stato anche molto apprezzato il prodotto, sia dal punto di vista delle imperfezioni che sono seccate, la texture quindi della nostra pelle, quindi come appariva al tatto, il rossore, se le lesioni erano meno visibili, lo skin tone, se era più omogeneo, se era più illuminato e se era molto, molto meno oleoso. Andando invece a verificare la riduzione delle imperfezioni, vediamo ovviamente come al T2 c'è già un importante incremento considerando il nostro placebo, e al T7 invece c'è stato un aumento molto importante. Le conclusioni quindi sono che il SensiTeam può essere utilizzato a livello preventivo perché è un potente antiossidante, quindi andando a portare la nostra cellula in delle condizioni di stress ossidativo minimizzato, permette di agire a livello poi curativo, quindi permette alla nostra cellula di andare a poter sintetizzare le nostre endoteline nella maniera più efficace ed efficiente possibile. Questo perché l'esempio è anche molto semplice: se noi dobbiamo fare un lavoro e abbiamo la febbre, lo facciamo sicuramente in maniera peggiore rispetto a che se il nostro corpo fosse in completa salute. L'INCI quindi è bentonite e l'ANEA microcarpa fruit extract, anche questo è certificato COSMOS, è una polvere beige senza conservanti, dispersibile in acqua, anche in questo caso le condizioni di storage sono di 18 mesi, il dosaggio è all'1% e ovviamente anche per questo ingrediente, come per il Desert Date, si tratta di un ingrediente sicuro. Inoltre, l'ultimo punto sul quale vorrei farvi soffermare, che è poi un punto a favore di EFLA molto importante, è che è stato definito e certificato libero da distruttori endocrini. Libero si intende che non ha alcuna attività a livello endocrino. Bene, grazie Mara per questa tua presentazione su EFILA. Parliamo adesso di un'altra azienda, di un altro prodotto, parliamo di Mirexus con il prodotto
prodotto Phytospheris. Ecco, Miraxus è un'azienda, anche qui molti di voi magari la conoscono già, si tratta di un'azienda canadese che è basata a Guelph, non so Mara se siamo già sulla slide con la cartina, ok? Io arrivo Ora sempre un con po' quale? lentamente. Okay. Come vedete dalla descrizione, Mirexus è un'azienda che è stata in grado di identificare tramite un processo proprietario una materia prima, nano in termini di dimensioni, ma non in termini di regolamentazione, poi entreremo nel merito, che viene utilizzata sia per utilizzo cosmetico, sia a livello nutrizionale, sia a livello farmaceutico. Questo prodotto si chiama Phytospheris. Torneremo poi meglio sul dettaglio di Phytospheris e su cosa è esattamente. Per il momento puntiamo l'attenzione sull'aspetto sostenibilità. Infatti, Phytospheris è una materia prima che arriva dal mais dolce. Viene estratto in maniera del tutto priva di solventi chimici e senza condizioni particolarmente estreme nel processo di estrazione. È del tutto green e water-based. Per quanto riguarda la coltivazione, abbiamo una coltivazione sostenibile. Tra l'altro, tra le varie caratteristiche di queste coltivazioni, sappiamo essere non OGM, quindi non geneticamente modificate, estremamente locali, quindi chiamiamole chilometro zero, e deriva da 30.000 produttori indipendenti in Nord America. Chiaramente le coltivazioni, come diceva prima Mara, è molto importante che tutta la filiera sia sostenibile, quindi la coltivazione stessa è caratterizzata da delle best practice, come per esempio la rotazione per quanto riguarda le coltivazioni, una minima lavorazione, fertilizzanti naturali, organici, eccetera. Il tutto porta ad avere un prodotto sostenibile, certificato EcoCert Cosmos, e anche la filosofia di Mirexus è proprio quella di essere con un vivere con un business etico e sostenibile il più possibile, in modo da essere più trasparenti possibile, un'interazione migliore possibile anche con quelli che sono poi i partners, sia commerciali sia all'interno dell'azienda stessa. Ecco, vediamo cos'è Phytospheris nel dettaglio. Ecco, Phytospheris è un alfa-glucano. In sostanza abbiamo come nome INCI glicogeno. Sappiamo che l'alfa-glucano, che è un polimero di glucosio ramificato, è sicuramente un'energia per la cellula. Questa sua caratteristica è importante per migliorare, aumentare il metabolismo cellulare e quindi a sua volta migliorare quelle che sono, o aumentare in termini proprio di concentrazione, quelle che sono le proteine della struttura, quindi matrice extracellulare, glicosaminoglicani e fibroblasti. Il nostro Phytospheris si chiama così perché è una molecola sferica, come la vedete nell'immagine sotto nella slide, del tutto ipoallergenica, biocompatibile, certificata Cosmos, come abbiamo visto, ovviamente compie anche le regolamentazioni cosmetiche, con tutta una serie di benefit a livello cosmetico. Abbiamo una serie di test che vi mostrerò poi brevemente, clinici, dove vediamo la riduzione delle rughe, delle fine lines, quindi un'attività anti-age, un miglioramento della radiance, una riduzione delle macchie, quindi parliamo un whitening, e abbiamo anche l'attività idratante. L'altro vantaggio è che in questo caso, un po' come il Desert Dentoil, abbiamo un feeling, quindi un tocco estremamente vellutato. Quindi anche da questo punto di vista, insomma, è superiore rispetto ad altre materie prime. Come vedete, la molecola ha un diametro di circa 70 nanometri e la dimensione, il peso molecolare è dai 5 milioni di Dalton ai 15 milioni di Dalton. L'altro vantaggio di questa molecola è di avere una struttura molto ben definita e la stabilità in termini di dimensioni. Come vedete, il diametro viene definito dai 70 nanometri più o meno 5%. Non è però una nanostruttura, questo nonostante la dimensione sia al di sotto dei 100 nanometri, sapete che sono necessarie altre caratteristiche per definire un nanomateriale, e tra queste ci deve essere la persistenza,
scienza, eccetera, eccetera. In questo caso abbiamo una molecola che è assolutamente biodegradabile, non creata intenzionalmente dall'uomo e non biopersistente. Ora vediamo nella prossima slide, fai partire pure Mara un breve video, così vediamo un attimino di cosa si tratta, poi entriamo nel merito della materia prima. L'audio purtroppo non lo sentirete, dato che è necessario un altro device, nulla di particolare comunque per quanto riguarda solo una musica di sottofondo. Questo vi fa vedere un attimino le immagini relative all'azienda, a Mirexus, e questo è il nostro fitoglicogeno. Il prodotto è facilmente formulabile, entreremo nel merito anche della formulazione. La struttura delle particelle di Phytospherix è una struttura che permette la permeazione all'interno degli strati superiori del derma, permette idratazione, attività anti-age, e come abbiamo detto, il tutto deriva dal fatto che il glicogeno è un precursore del glucosio, quindi un energizzante. Aumentiamo la produzione di elastina, collagene e acido ialuronico in maniera naturale. È un prodotto facilmente assorbibile. E questi sono alcuni test clinici, poi vi faccio vedere anche le immagini, prima dell'applicazione con Phytospherix e dopo l'applicazione, con riduzione dei segni dell'aging sia nell'area del contorno occhi, sia in generale sulle rughe del viso. Riduciamo anche l'iperpigmentazione e abbiamo un'uniformità di colorito migliorata. Perfetto. Parliamo ora di sicurezza del prodotto, nella prossima slide. Come sappiamo, il glicogeno è una molecola che è presente naturalmente nel nostro corpo, quindi questo ne fa una molecola estremamente sicura. Il glicogeno, come vedete, va incontro a delle pathway all'interno delle nostre cellule, trasformandosi in glucosio e dando origine a energia, ATP, all'interno delle nostre cellule, quindi è un energizzante. Per esempio, i nostri muscoli ovviamente usano il glicogeno come prima fonte di energia, perché è facilmente e velocemente trasformato in glucosio. Nella pelle, il glicogeno viene, prodotto quando le condizioni sono particolarmente stressanti, per esempio sotto una radiazione UV, una radiazione solare, come risposta, chiamiamola di emergenza, come viene indicato qui, e per migliorare quella che è l'energia a livello cutaneo, in modo che possiamo rispondere meglio a quello che è lo stress esogeno. Il problema, dell'aging è proprio questo: nell'arco della nostra vita, naturalmente il glicogeno, l'energia, si va a ridurre all'interno delle nostre cellule, quindi abbiamo una risposta a quelli che sono gli stress esogeni ed endogeni più lenta rispetto ad una pelle giovane. Quindi l'applicazione di un glicogeno a livello topico può permettere una migliore energia alle nostre cellule, e questo significa avere una serie di effetti che daranno poi, in termini finali, un aspetto più sano alla nostra pelle. Normalmente il glicogeno lo avrete sentito certamente per uso cosmetico, ma normalmente è di origine animale. Ecco, questa è una grossa differenza con Phytospherix, che come vi dicevo è totalmente di origine vegetale, con questa struttura particolare che ha delle caratteristiche che permettono risultati clinici più interessanti che non un glicogeno di origine animale, perché comunque hanno due strutture tridimensionali diverse. E poi c'è la purezza. Normalmente quando abbiamo il glicogeno di origine animale abbiamo un glicogeno meno puro, meno facile da purificare, perché abbiamo anche la possibilità di contaminazione con proteine animali. Ciò non succede naturalmente con Phytospherix. Il vantaggio di questa estrazione del tutto meccanica, quindi senza l'utilizzo di nessun chimico, di nessun solvente, eccetera, permette poi di avere una molecola particolarmente pura,
bassa in termini di proteine o in purezze varie, e soprattutto non abbiamo proteine animali o altri frammenti che potrebbero creare delle disomogeneità all'interno del nostro glicogeno. Il glicogeno, come dicevo, è una struttura molto ben precisa di Phytospherix ed è molto ristretto il range di dimensioni. Andiamo pure alla prossima. Qui vi faccio vedere quello che si vedeva un pochino anche nel video di prima. Come funziona il nostro Phytospherix? In sostanza riesce ad interagire con quello che è lo strato superiore della nostra pelle, riesce a permeare e questo permette la sua efficacia. Abbiamo anche un'altra attività del Phytospherix, che è quello di creare una sorta di film a livello superficiale, un po' come farebbe un acido ialuronico. Però l'acido ialuronico o è ad alto peso molecolare, quindi fa filming, o è a bassissimo peso molecolare, ancora in quel caso riesce a permeare. In questo caso abbiamo una molecola che riesce a creare entrambe le situazioni nello stesso momento, quindi abbiamo il nostro film sulla parte superficiale e la permeazione di molecole che riescono poi a promuovere la presenza di glucosio e energizzare le nostre cellule. La presenza di questo film sulla superficie cutanea permette di avere un skin feel migliorato. Qui abbiamo una comparazione tra l'acido ialuronico e Phytospherix, un acido ialuronico di 1000 kDa, e abbiamo una comparazione in cui vediamo chiaramente come il Phytospherix abbia delle caratteristiche migliorate in termini di texture. Soprattutto per quanto riguarda l'aspetto di appiccicosità, il no sticky. Come vedete, l'acido ialuronico ha una caratteristica piuttosto, diciamo, non gradita per quanto riguarda l'aspetto di appiccicosità, mentre Phytospherix questo problema non ce l'ha. Andiamo pure alla prossima, dove vediamo l'idratazione. Questo è un test clinico di boosting. È stato utilizzato Phytospherix in combinazione con l'acido ialuronico. In realtà si possono usare insieme, non sono dei competitor tra di loro, proprio perché Phytospherix può essere utilizzato per l'attività sul lungo termine, quindi rilascio controllato, permeazione, eccetera, e l'acido ialuronico rimane più in superficie. Qua parliamo di un acido ialuronico da 1000 kDa, e in questa maniera abbiamo un effetto di boosting. Se voi guardate il grafico, lo 0,1% di acido ialuronico, che è rosa, ha una certa attività idratante, praticamente identica allo 0,1% di Phytospherix, ma se uniamo lo 0,05% di Phytospherix e lo 0,05% di acido ialuronico, abbiamo un effetto boosting con un miglioramento, direi abbastanza chiaro. Andiamo pure alla prossima slide, dove ci sono un po' le caratteristiche generali per quanto riguarda l'idratazione del nostro Phytospherix. Abbiamo chiaramente una serie di test a disposizione, da cui abbiamo ricavato questi dati che vedete indicati, con un miglioramento del 23% dello skin barrier. Lo studio clinico è su 20 donne, lo 0,1% di Phytospherix, 2 settimane di utilizzo. Poi abbiamo una riduzione della sensibilità cutanea del 38%. E un aumento dell'idratazione del 130%. E poi abbiamo anche tutti i commenti da parte dei volontari in uno studio di self-assessment, in cui vedete tutti i commenti molto positivi. Un 75% dei volontari dice che la pelle è suited, quindi è una pelle definita meno reattiva. Poi abbiamo un comfort migliorato, una sensibilità ridotta e un'idratazione aumentata. L'altro test che vi faccio vedere è quello della riduzione delle rughe, anche questo brevemente presentato nel video. Abbiamo due valutazioni, ma chiaramente abbiamo tutto il pattern completo di valutazione clinica. Abbiamo nella parte alta le rughe attorno agli occhi, con una riduzione dell'11% delle rughe e un 5% di riduzione nella profondità delle rughe, quando usiamo lo 0,1 di Phytospherix. Come vedete, le percentuali d'uso sono sempre molto basse.
In questo caso, nella parte sotto avete lo 0,1%, ma utilizzato per le rughe della zona della fronte, e dopo 6 settimane devo dire che la riduzione è veramente impressionante. Meno 75% di rughe, meno 20% nella profondità delle rughe. In summary, possiamo dire che lo skin smoothness aumenta del 36%, le fine lines si riducono del 21%, le rughe profonde si riducono del 22%, e anche in questo caso c'è uno studio di self-assessment con 20 volontari che definiscono la pelle più omogenea, più bella, più smooth e in generale si sentono meglio. L'altro test che vi faccio vedere è relativo al tono cutaneo, quindi l'uniformità di colorito e la presenza delle macchie. Nella parte in alto della slide vedete radiance, quindi luminosità, con un miglioramento che è direi anche qua piuttosto ben visibile, con lo 0,1% di Phytospherics, riduzione del rossore del 15%. E miglioramento in radiance e homogeneity. Per quanto riguarda gli spot, anche sugli spot è estremamente efficace, vedete un ingrandimento nella parte bassa della slide con lo 0,3% di Phytospherics in questo caso, e avete il 59% in meno di area iperpigmentata e c'è un miglioramento dell'omogeneità a livello cutaneo del 12%. In termini generali abbiamo meno 12% quindi di dullness su uno studio clinico di 30 donne con lo 0,3% di Phytospherics, quindi abbiamo tutta una serie di test clinici disponibili. Il 56% con un tono che viene definito even skin tone, quindi più uniforme, e poi abbiamo una riduzione dell'85% dell'iperpigmentazione, che in questo caso 0,3% su 30 donne. E in generale il self-assessment è super positivo perché intorno dall'83 al 93-97% in alcuni casi delle persone intervistate dicono che la pelle è decisamente in una condizione migliorata, soprattutto per quanto riguarda la pigmentazione e l'uniformità di colorito. Ecco, in termini di compliance a livello globale, vedete che è accettato worldwide, il nome INCI è glicogeno, dimensione 70 nanometri, per quanto riguarda il peso molecolare di 15 milioni di Dalton in condizioni bagnate o di 5 milioni di Dalton in condizioni asciutte, abbiamo una purezza molto elevata, poi entreremo nel dettaglio anche di questo, è approvato come food ingredient in Europa e in Canada, Cosmos EcoCert e chiaramente testato dermatologicamente. Per il Bullfrog Powered è relativo all'impatto ambientale in sostanza. Vediamo come si formula con Phytospherics. È una polvere bianca al 90-98% pura, dispersibile in acqua. Non viscosizza la vostra formulazione, anche se usata percentuali molto alte come il 20% in acqua, ma come abbiamo visto le percentuali suggerite sono dallo 0,05% fino allo 0,3%, quindi sicuramente non arriveremo mai al 20%. Free from allergens, non ha conservanti, non è carico, è assolutamente stabile in un range di pH ampissimo, dal 3 al 10, ed è stabilissimo anche alla temperatura, fino ai 180 gradi. Non ha problemi anche con la presenza di sali, non ha un feeling appiccicoso, come per esempio l'acido ialuronico può avere. E come abbiamo detto, il dosaggio raccomandato dipende dall'applicazione. Se vogliamo stare su un'applicazione idratante, possiamo usare Phytospherics da solo allo 0,1%. Se vogliamo avere un'attività anti-age, anti-macchia, possiamo stare sullo 0,3% da solo, oppure possiamo usare Phytospherics in abbinata con, per esempio, l'acido ialuronico di cui abbiamo i test, allo 0,05%. Applicazioni, tutte quelle che potete immaginare per il skincare e sun care, quindi sieri, creme, after sun, e abbiamo anche un test di applicazione con la vitamina B3 come anti-imperfezione. Questo è un test, direi, aggiuntivo per il nostro Phytospherics. Credo di avervi detto tutto. Sì, direi di sì. Ora quindi Bene.
Vi parlerò dell'ultimo prodotto, che è ovviamente anche in questo caso di un altro dei nostri supplier, che è Mi Union. Chi ci conosce probabilmente conoscerà già anche molto bene questo prodotto. In realtà anche l'Inci Name, diciamo che anche da letteratura è molto conosciuto. Qui stiamo parlando di una Circular Coffee Therapy Skincare grazie all'upcycling. Innanzitutto però la domanda può sorgere spontanea: che cos'è l'upcycling, o meglio, che differenza c'è tra l'upcycling e il recycling? La spiegazione qui è molto breve ma chiara. Upcycling significa riproporre, quindi riprendere tutto ciò che è scarto e ricreare, quindi creare qualcosa di concreto che però abbia un valore maggiore rispetto addirittura alla materia di partenza. Invece downcycling è per quello che si definisce up. Invece downcycling o recycling, che sono un po' in realtà le stesse cose, in questo caso si intende più un processo attraverso il quale il nostro materiale è ripreso, quindi è riportato in vita e riproposto per un altro uso che però lo trasforma in qualcosa che ha un valore inferiore rispetto alla materia di partenza. Ora capirete meglio di che cosa si tratta guardando anche il nostro prodotto, quindi quello che ActiveBox vi propone. Ci sono differenti modi di utilizzare, diciamo, tutto ciò che è rifiuto. C'è un'economia lineare, quindi linear economy, quindi noi abbiamo le nostre risorse, dalle risorse creiamo attraverso la produzione un materiale che viene utilizzato per il consumo e poi si crea il nostro, diciamo, tutto ciò che è rifiuto. A questo punto però cosa ne facciamo del rifiuto? Ci sono due diverse tipologie di economy. Una chain economy, quindi abbiamo la nostra produzione, il nostro consumo, il nostro downcycling o recycling, e una circular economy, ossia la nostra produzione, il nostro consumo e poi il nostro upcycling, che è un po' il caso del nostro prodotto. Quindi in questo caso si parte dal nostro rifiuto, quindi from waste, alla risorsa vera e propria, quindi il nostro rifiuto che si trasforma in una risorsa che ha un valore maggiore rispetto a quella di partenza. Qual è la Circular Coffee Therapy di Chemie Union? Noi partiamo dal nostro seme di caffè verde, quindi Green Coffee Seeds. Tramite una spremitura a freddo, Chemie Union ottiene questo prodotto che viene chiamato Mel's Green Coffee Eau de Org, ossia un olio di caffè verde, in questo caso Eau de Org sta per deodorizzato. Da questa spremitura a freddo noi abbiamo un sottoprodotto che viene chiamato Green Coffee Pulp o in realtà anche Seed Cake, quindi questa torta di semi, ossia tutta la parte del seme che non mi serve, o meglio, che mi resta dopo che ho ottenuto l'olio, quindi questa torta di semi. Tramite l'upcycling viene rivalorizzata questa seed cake e viene prodotto le coffee. Le coffee che è un estratto di caffè verde, in realtà come Inci sarà proprio seed cake extract, che è un principio attivo che effettivamente ha molti più test e è anche come se fosse molto più rivalorizzato. Tramite il downcycling, quindi da tutti gli scarti che vengono dalla produzione delle coffee, noi avremo un fertilizzante naturale che sarà utilizzato per produrre i nostri semi di caffè verde. Questo si intende per circular economy. Da dove proviene il caffè di Chemie Union? Questa è un'informazione che in realtà può essere utile, spesso perché ci viene chiesta l'origine, in realtà, delle materie prime, dei componenti dei nostri attivi. Si trova in un'area che si trova nel sud del Brasile, che è anche l'area più grande al mondo per la produzione di caffè, è ad un'alta altitudine, con un clima molto moderato, e in queste regioni viene coltivato un caffè che ha un aroma leggermente di limone e anche fruttato, quindi una tipologia un po' particolare di caffè. Quali sono però i benefici del caffè verde? Sicuramente riduce la perdita di acqua transepidermica, quindi riduce la nostra transepidermal water loss. Promuove l'idratazione e previene la secchezza cutanea, aumenta il microcircolo, infatti buona parte anche dei prodotti per la cellulite contengono caffè verde ed è un potente antiossidante. In questo caso andiamo ad analizzare però il nostro Mass Green Coffee Eau de Org, quindi in questo caso si tratta di caffè verde che è ricco in acido linoleico e in esteri di terpenici, che può essere utilizzato sia per trattare diciamo, gli effetti dell'aging, perché ha la capacità di andare a migliorare la nostra barriera lipidica, stimolare il rinnovamento cellulare, anche grazie alla stimolazione del collagene e dell'elastina, e a stimolare anche la produzione dei nostri glicosaminoglicani.
In questo caso verranno poi anche stabilizzate delle proteine quali elastina e fibrillina. Andando ad analizzare i nostri fatty acid, vediamo effettivamente quanto il nostro prodotto sia ricco in acido linoleico. L'INCI è Coffee Arabica Coffee Seed Oil. Ed è Ecoserte Cosmos, nonché Organic, quindi c'è anche il certificato organico. Andiamo a vedere un primo test in vitro che è stato effettuato. Si tratta di una stimolazione della matrice extracellulare, quindi si va a verificare quanto viene aumentato la stimolazione nella produzione di collagene del 68%, dell'elastina, in questo caso del 50%, e del nostro GAG. Ovviamente fibroblasti umani incubati per 48 ore. Il nostro GAG ha aumentato del 100% invece. Un altro test che andiamo ad analizzare riguarda invece la proliferazione cellulare, andando ad analizzare sia la stimolazione del nostro TGF-beta, sia invece del nostro fattore per la stimolazione dei macrofagi granulociti, utilizzando il nostro Mescreen Coffee al 2,5%. Vediamo come effettivamente l'aumento sia decisamente importante. Andiamo anche a vedere tramite un'immunofluorescenza l'aumento della fibrillina, che è un componente essenziale delle fibre elastiche, quindi per la formazione delle fibre elastiche. Abbiamo il nostro controllo e il nostro trattato. Ovviamente dove vedete più questo verde diciamo evidenziatore è proprio perché è stata stimolata la nostra formazione di fibrillina. Inoltre, utilizzato all'interno di solari, Mescreen Coffee ha anche un'attività importante per quanto riguarda l'SPF, quindi può essere considerato come un SPF booster. In questo caso, i filtri con cui è stato testato li trovate scritti qui in basso: benzofenone, octil metossicinnamate, titanio diossido, trigliceridi e acido caprilic apric. Al 5% abbiamo un aumento dell'SPF del 25%, quindi può essere utilizzato anche all'interno di solari. Andando quindi a fare un riassunto di ciò che comprende il Mescreen Coffee, sicuramente tra i benefit troviamo che previene l'aging della nostra pelle, stimola il rinnovamento cellulare, la sintesi della matrice extracellulare ed è anche responsabile per la densità, l'elasticità e anche per appunto il skin feeling. Ha un effetto SPF booster, può essere utilizzato in realtà in qualsiasi tipologia di applicazione trattandosi di un olio e l'uso di, diciamo che la concentrazione attiva è del 2,5%. Ovviamente se volete poi delle altre informazioni su anche le coffee le potete trovare sul nostro sito internet o comunque contattarci direttamente. Quindi ringraziamo i nostri partner senza i quali sarebbe impossibile in realtà creare questi webinar, quindi in questo caso Mirexus per il fitoglicogeno, Chemi Union per il Mescreen Coffee e Efila, delle quali abbiamo parlato, del Desert Date e del Sensi Team. Ovviamente troverete questa presentazione sia sul nostro sito internet, scaricabile previo login o registrazione se non siete registrati, e il video di questo webinar sul nostro canale YouTube. Bene, direi che abbiamo concluso questa presentazione. Ringrazio molto Mara per il tuo aiuto nel webinar e certamente state con noi perché abbiamo ancora una serie di webinar che ci accompagneranno fino a luglio. Vedete nell'agenda in questa slide, il 9 giugno avremo Home Spa, is a new beauty treatment, poi parleremo di blue light e luglio invece sarà il mese dell'hair care, quindi parleremo sia di trattamento, protezione, styling e rinforzo, ma anche di hair growth. Quindi ringrazio tutti, ringrazio Mara e ci vediamo alla prossima. Buon pomeriggio. Grazie a tutti, buona giornata.